Ragazzi, con questo sfondo qua, con questi prodotti del genere, un like e l'iscrizione al canale sono d'obbligo, per forza, cioè, guardate che roba. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente il video sui prodotti che utilizzo per la moto, di cui già vi avevo detto appunto quasi tutti della MacOff, come vedete. Vabbè, a parte questi, però diciamo che i principali che utilizzo sono questi qua. Partiamo subito dal primo, che è quello per il lavaggio vero e proprio della moto, che è questo qua. Si spruzza tranquillamente sulla moto, poi io ci passo di solito un panno apposito per lavare la moto, e dopodiché che cosa faccio? Vado a soffiarla con il compressore, e dopodiché ci passo questo, che in realtà è per la bicicletta, ma va benissimo anche per la moto. Io l'ho usato per 6 anni su una bici in carbonio, quindi vi posso assicurare che non dà alcun tipo di problema. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che non va mai spruzzato sui freni, mai, perché fa effetto WD-40. Infatti di solito io cosa faccio? Lo metto su un panno in microfibra, tipo questo qua, anche sempre della MacOff, che viene dato in dotazione con questa, che è per la pulizia del casco e della visiera. Vi viene fornita con questo pacchetto proprio, panno in microfibra e la borsettina per metterci dentro flacone e panno. Quindi io prendo questo qua, lo spruzzo su un panno in microfibra e poi lo passo su tutta la moto. E la cosa bella di questo prodotto, ragazzi, che costa mi sembra 8 euro su Amazon, poi vi metto comunque i link di tutti i prodotti in descrizione. La cosa bella di questo prodotto è che innanzitutto gli crea una sorta di film protettivo, come potete vedere anche dai raggi UV, e soprattutto diciamo che va a togliere l'acqua, quindi è come se assorbisse tutta l'acqua. Poi abbiamo questa qua, che è una schiuma e la utilizzo per la pulizia della sella, o comunque anche del casco, delle parti in tessuto, diciamo, quindi il giacchetto, però va bene anche per una pulizia veloce della moto. Se la mettete su un panno, lo passate bene sulla moto, leva un bel po' di sporco. Poi abbiamo il grasso per catena, c'è sia wet tutte le stagioni e asciutto, compatibile con tutti i tipi di o-ring, come potete vedere. Cosa importante è che tutti i prodotti MacOff sono biodegradabili, quindi potete stare tranquilli anche per, insomma, per l'acqua che smaltite, eccetera, eccetera. Poi, come dicevamo prima, abbiamo il prodotto per la pulizia del casco e della visiera. Poi qua, beh, tipico pulitore freni della Wurt. Pulitore catena, di cui c'è anche e sempre uno sgrassatore per trasmissione della MacOff, che dovrò prendere, solo che l'ho finito e per adesso avevo questo qua. E poi WD-40 normale, che utilizzo quando lavo la moto, quindi diciamo quando la catena è un po' bagnata, la soffio sempre con il compressore, però ci spruzzo un po' di WD-40, perché il WD-40 ha un effetto che diciamo elimina l'umidità. Quindi che cosa faccio io? Lo spruzzo sulla catena, la asciugo bene, la risoffio dopo che ho spruzzato il WD-40, e dopodiché ci passo il grasso per la catena, in modo tale che la catena non si arrugginisce o comunque gli O-ring non vanno a rovinarsi. Comunque ragazzi, questi qua sono i prodotti diciamo principali che utilizzo, questi qua della MacOff, perché alla fine anche se non voglio lavare la moto con questo prodotto, già solo questo passato su un panno in microfibra e passarlo sopra la moto, vi assicuro che ve lo fa diventare nuovo. E io vi consiglio di provarlo sulle plastiche. Provatelo sulle plastiche e ne rimarrete veramente sconvolti, perché le fa diventare come nuove.
E poi dovrò prendere anche il pulitore catena sempre della MacOff, che si chiama, mi sembra, Drive Chain qualcosa, non mi ricordo. Comunque anche quello l'ho usato sulla bicicletta e era formidabile. Ci tengo a precisare una cosa, ragazzi, io questi prodotti, cioè, non sono sponsorizzato da nessuno, li utilizzo da ormai 6-7 anni e sono sempre rimasto contento di quello, insomma, di come svolgono il loro lavoro, anche perché il loro costo è veramente basso, cioè comunque calcolate che siamo intorno ai 10 euro, questo costa 8 euro, questo intorno ai 10 euro, questo qua l'ho pagato su Amazon 13 con tutto il kit, però quindi con sacchettina, panni e microfibra. Questo qua sta 10 euro al litro se prendete questa, però io ho appena acquistato la tanica da 5 litri a 25 euro, quindi praticamente 5 euro al litro. E ragazzi, vi posso assicurare che già solo con questo qua, spruzzate sulla moto, cioè prima date una sciacquata con l'acqua alla moto, ci spruzzate questo, lasciate agire, la moto già è nuova, senza neanche passarci astrofina o qualcosa, già solo spruzzando questo la moto già diventa super pulita e ve lo garantisco perché io l'ho provato su biciclette da enduro, comunque anche quando ci stava il fango, insomma, quantità di sporco molto più elevate rispetto a quelle che si possono trovare su una moto stradale, e senza passarci spazzolo, niente, solo spruzzando il prodotto già il fango veniva completamente via, quindi sono veramente prodotti ottimi. Soprattutto per il loro costo, perché si aggira intorno comunque 10 euro a flacone. Questo qua, ad esempio, ancora c'è dentro e ce l'ho da 500 ml, vedete? E ce l'ho da 2 anni forse, e ancora c'è. Infatti adesso ce ne sta non tantissimo, cioè sarà circa qua, penso. Ne ho preso già un altro flacone, infatti. Adesso lo faccio vedere. Eccolo qua, un altro. Si vede anche dal colore che è più nuovo. Questo qua mi è arrivato l'altro giorno. E niente, ragazzi, questi qua sono tutti i prodotti che utilizzo io per la moto. Vi consiglio vivamente di provarli, tanto non costano tanto. Provateli e sono convinto che ne rimarrete soddisfatti. Quindi ragazzi, anche per questo video è tutto. Ci salutiamo con questi. Poi ragazzi, anche il logo, guardate che figata. Tra l'altro, se non sbaglio, acquistando, se non erro questo, non mi ricordo quale, comunque acquistando dei prodotti MacOff vi danno in omaggio anche una sorta di lampadina UV, che serve proprio a vedere le parti sporche, soprattutto per la catena. È molto molto utile perché voi ci passate questa luce UV sulla catena e riuscite a vedere quali sono le parti sporche e le parti pulite. Quindi alla fine vi fanno anche un piccolo regalino. Comunque ragazzi, provate questi prodotti perché sono veramente fenomenali, costano poco e io li ho provati per tanti anni e non sono mai rimasto deluso. Quindi ragazzi, per questo video è tutto e ci lasciamo con i prodotti della MacOff come sfondo. Ciao.